Cristina Piastrelli su Nia Perugia. Prima gli italiani in macchina? Beh, assolutamente no, direi prima gli italiani senza macchina, perché agli italiani che posseggono macchine oggi per un valore che supera i 10.000 euro non hanno più diritto a stare nell'alloggio popolare se già è stato loro assegnato e non avranno diritto a poter presentare la domanda. Una legge veramente assurda, unica in tutta Italia. Sottolineo la pressapochezza dei consiglieri e degli assessori che l'hanno votata. Ancora di più mi stupisce l'assessore Chianella che non ha nemmeno ritenuto utile fare un passaggio con le forze sindacali, con le organizzazioni sindacali di rappresentanza, quantomeno per discuterla. Una norma assolutamente antidemocratica, non tiene conto di niente. Consideriamo che noi abbiamo fatto un primo excursus su 112 cittadini che già abitano le case popolari, 89 andrebbero in decadenza domani mattina. Parliamo di 89 italiani, questo lo sottolineo perché se si voleva colpire i cittadini extracomunitari, beh, in questo modo invece si vanno esattamente a colpire i cittadini umbri. Votata all'unanimità, vero? Votata all'unanimità, e che se da un lato il fatto che la casa tornava ad essere un argomento di discussione di tutte le forze politiche e sociali ci dava speranza, dall'altro ci stupisce come possano tutti, questo è il tipico emendamento della Lega, ci stupisce invece che tale è stato invece accolto all'unanimità da tutte le nostre forze politiche, che invitiamo immediatamente a convocare un tavolo, invitiamo a ridiscuterla, ma non a ridiscuterla, invitiamo assolutamente ad abrogarla, perché è comunque assurda. Grazie.